deputato Paolo Paolieri del comitato Bottegone Badia Agliana e a nome del comitato saluto qui i rappresentanti delle autorità, i tecnici della Commissione Valutazione Impatto Ambientale e tutti quanti voi siete intervenuti a questa importante assemblea qui alla Casa del Popolo di Bottegone. Il comitato del quale faccio parte dal 1989 ha seguito tutta la vicenda della Repower quando ne ha appreso notizia dalla stampa, cioè noi dal 2010, e abbiamo partecipato, come potranno constatare i tecnici della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, a tutta la procedura della cosiddetta via. Entro il 20 di giugno del 2011 abbiamo presentato le osservazioni al progetto Repower. Poi entro il 10 di febbraio del 2012 le controdeduzioni. Poi il 4 agosto del 2012 le controdeduzioni alla integrazione volontari di Repower. Oltre a questo abbiamo organizzato 4 assemblee sul territorio per informare tutti i cittadini su quello che stava accadendo. L'ultima assemblea l'abbiamo fatta alla Capannina del Bottegone l'8 di febbraio, un'assemblea con circa 600 persone, forse stasera siamo anche di più, e nel corso di questa assemblea abbiamo anche approvato una petizione che già ha raccolto più di 2000 firme, è passato pochissimo tempo. L'impressione che noi come comitato abbiamo avuto su questa vicenda fin da questo momento è che il protocollo di intesa proprio del luglio del 2010, al quale faceva riferimento prima il sindaco, che ha dato il via alla vicenda, l'abbia condizionata e la condizioni in modo pesantemente come un macigno in tutte le sue fasi, e l'ha condizionata anche nella fase della valutazione dell'impatto ambientale. Perché dico questo? Noi abbiamo dato, e nessuno mi può smentire, sulla stampa e in assemblee abbiamo dato anche atto ai tecnici della valutazione di impatto ambientale di aver lavorato anche seriamente e di essere stati, diciamo, attenti. L'abbiamo visto perché abbiamo seguito la procedura di via, per cui noi cerchiamo di essere obiettivi. Però ci siamo anche chiesti, ma che margine di valutazione poteva avere la Commissione di Impatto Ambientale se doveva dire comunque dare un giudizio positivo su un progetto che era già nel protocollo di intesa? Non era possibile fare questo. Io ho fatto all'altra assemblea della Capannina, ho fatto un esempio che voglio fare anche stasera perché c'è gente nuova, forse perché mi ce l'ha precisato. Sono una persona di scuola come il mio collega Magnenzi, che è stato mio diciamo compagno di classe. Allora io ho fatto questa considerazione: a me la valutazione di impatto ambientale della commissione mi è sembrata come quando una commissione scolastica deve valutare la preparazione di un alunno, che comunque quest'alunno dovrà essere promosso in tutti i modi, per cui gli viene detto valutatelo, interrogatelo 20 volte come vuole, però comunque deve essere promosso. E soprattutto, attenzione ad una cosa, dovete mettere il voto soltanto quando raggiunge la sufficienza. Quando fa interrogazioni disastrose, non lo mettete, soltanto quando raggiunge la sufficienza. Allora, il punto è questo. Io credo che abbiamo visto il progetto che faceva acqua da tutte le parti all'inizio. Io credo che si potesse dare anche una valutazione negativa
e magari chi avrà le power di presentare un altro progetto, perché no? Un progetto un po' migliore, invece no, non si è fatta questa valutazione negativa. Siamo voluti andare avanti, siamo arrivati a sospendere, a interrompere per dare tempo alle power di dare le sue integrazioni, ma non si è interrotta. Perché? Perché bisognava far presto, bisognava arrivare comunque a un giudizio positivo, ma questo mi sembra un modo, no, di tutto corretto, si poteva dare, interrompere e chiedere di presentare un nuovo progetto, non si è voluto fare questo, si è interrotto e siamo voluti andare avanti per risparmiare tempo, e poi alla fine non si è risparmiato neanche tempo perché questa procedura è durata 20 mesi. Insomma, ecco, il progetto, come ho detto avanti, non l'ho detto io, l'ho detto in un'assemblea, era un progetto, abbiamo visto, che faceva acqua proprio da tutte le parti. Ora, lasciatemi un po' una battuta per strammatizzare un po' il clima, mettere un progetto che fa acqua da tutte le parti, in una zona a rischio alluvionale, mi sembra anche veramente abbastanza, non so se questa battuta ha fatto ridere il consigliere Venturi, non lo so, spero di sì. Ecco, ora io dico questo, stasera ho visto per la prima volta dei timidi segnali di apertura, io credo che questi timidi segnali dipendano dagli avvenimenti degli ultimi giorni, dalle ultime assemblee e dalla situazione di stasera. Perché? Perché il Comitato di Argo l'ha sempre voluto. Noi abbiamo scritto, e qui ce l'ho alla Regione, una lettera a ottobre 2011 dove si chiede di prendere parte alla procedura, alle riunioni. Non ci hanno neanche risposto. Mai. Abbiamo scritto un'altra lettera all'assessore Simoncini, che è qua con noi, Gianfranco Simoncini, all'assessore Bramerini, del marzo 2012, neanche una risposta, neanche questa la trasparenza. Allora, diciamo questo, sì, per carità, noi siamo pronti al dialogo perché è la nostra dal 99 il dialogo, però attenzione, una cosa fondamentale, noi si parte da una posizione, credo che a questo punto sia abbastanza chiara e condivisa, e la voglio sottolineare, noi questa centrale non la vogliamo.